Piattaforma Rousseau, cari amici, piattaforma Rousseau. Oggi parliamo della grande piattaforma Rousseau e recentemente inaugurata da Casaleggio, mi pare Casaleggio Davide, mi pare, non Casaleggio padre, ma Casaleggio figlio. Piattaforma Rousseau, ah santo cielo, i Casaleggio sono dei meravigliosi webmaster, dei meravigliosi ingegneri informatici, ma non possono conoscere a fondo le questioni che hanno a che fare con i grandi filosofi, i grandi pensatori. E se Casaleggio, non so se Casaleggio padre o Casaleggio figlio, e si fossero rivolti a me, che sono questi Serafino Massoni, vedete, c'è anche questa mia recentissima storia della filosofia, ma c'è anche questa mia celebre opera, From Matriarchi to Patriarchi, che ora in lingua inglese sta in tutto il mondo, sulla grande piattaforma iTunes della Apple, che è in tutto il mondo in lingua inglese. Se si fossero rivolti a me, che sono qua sul web 2.0 da 10 anni ormai, e ho questa mia web TV, e da questa nuova piattaforma del Movimento 5 Stelle, non l'avrebbero intitolata al filosofo, al pensatore francese Jean-Jacques Rousseau. E vi spiego il perché. Mai un nome è stato tanto sbagliato per una grande piattaforma digitale, mai. Perché Rousseau è il caratteristico rappresentante di tutti coloro che predicano tanto bene, ma razzolano tanto male. Ma sì, ve lo dico io. Io sono stato per tanti anni professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, e poi io sono stato preso di ruolo nei licei classici e scientifici. E io Rousseau lo conosco meglio delle mie tasche, Rousseau. Ricordatevelo, ma solo Serafino vi dice, e qua vi spiega, che Rousseau è il tipico rappresentante illuminista di coloro che predicano tanto bene e poi vanno a razzolare tanto male. Cominciamo. Perché sapete, io ritengo che Casaleggio, non so se il padre o il figlio, di Rousseau conosca soltanto la celebre opera Il contratto sociale, magari per sentito dire, perché Rousseau viene celebrato come il fautore della democrazia diretta, che adesso con il web si può realizzare. Beh, si poteva realizzare pure nei cantoni elvetici, che sono piccolini, come nelle antiche città-stato greche, ma non si può realizzare, che so, in Russia, negli Stati Uniti, in Cina, ma anche in Italia, con 60 milioni di abitanti. Però col web si può avvicinare. Allora, che fece Rousseau? Rousseau ha scritto tante celebri opere, Il contratto sociale, L'Emilio, La Nouvelle Héloïse, La Nuova Eloisa. Però in tarda età, ebbe a scrivere pure le celebri Rêverie d'un promeneur solitaire, cioè i ricordi di un passeggiatore solitario. Vabbè, ma cominciamo dagli esordi della vita di Jacques Rousseau. Ah, che errore. E Jacques Rousseau, da giovane, si sposò con una bella lavannara, mi pare che si chiamasse Teresa Lavasseur, mi pare, non mi vorrebbe sbagliare. E mano a mano che i bambini nascevano, Rousseau li andava a mettere negli orfanatrofi, capito? Sì. I padri della democrazia diretta e i figli sua, mano a mano che nascevano, se ne andava a portare, non so se da solo o con la moglie sua, Teresa la vostra, li andava a portare negli orfanatrofi. Io poi non ho seguito le vicende dei figli di Jean-Jacques Rousseau, non so se questi figli di Jean-Jacques Rousseau sono cresciuti con altro cognome o col cognome del loro povero babbo, non lo so, magari interessatevi voi, perché
perché se avessero saputo di essere figli di Jean Cousteau sarebbero stati pure felici e contenti, no? Anche se sono stati messi in orfanotrofio, siamo figli di un grande padre, figli di un grande padre. E capito? Però intanto che faceva i figli con la moglie sua e che li metteva mano a mano negli orfanotrofi, e Jean Cousteau se la spassava con le nobili donne, perché era un bel giovanotto, c'aveva un aspetto romantico Jean Cousteau, e sapeva parlare bene. Tutti quelli che razzolano male parlano tanto bene, sapeva parlare bene, e le nobili donne erano affascinate da questo bel giovane un po' illuminista, un po' romantico, e lo mantenevano, capito? Lo mantenevano, si faceva mantenere perché era un giovane brillante. Sapeva parlare tanto bene, anche se razzolava male, sapeva parlare tanto, tanto bene, sapeva parlare. E poi, non finisce qua, non finisce il contratto sociale, me coglioni, il contratto sociale, la democrazia diretta. E intanto i figli mettevano l'orfanotrofio, capito? Giudicare bene e razzolare male, è l'arte molto antica, quella di razzolare bene, no, di predicare bene e razzolare male. Poi però la mia cosa che non la conoscono né i pentastellati, i miei amici non la conoscono, i miei amici pentastellati né Casaleggio e tantomeno Beppe Grillo non la sanno, la mia cosa di Jean Cousteau, che tarda etate se ne andò a Frangiletto a Venezia, ma lo scrive lui queste cose, le scrive lui, il professore di filosofia e storia nei licei sa queste cose, capito? Perché per diventare professore di filosofia e storia nei licei ce ne vuole, devi superare i concorsi, devi superare quanto sono duri i concorsi, concorsi pubblici, non ci vuole la raccomandazione, concorsi pubblici. Che fece a Venezia? Si è presa in affitto una ragazzina che mi pare di 11 anni, che stava tanto bene, se l'era messa in casa, l'aveva presa in affitto dalla famiglia Veneta, e se la teneva in casa, capito? Sì, una ragazzina, minorenne, non aveva compiuto 18 anni, ce n'aveva 11, e ci stava tanto bene, e descriveva queste cose perché, tra l'altro, gli illuministi sono quelli che dicevano che non si deve stare a guardare l'età, non si deve stare a guardare l'età, capito? Diciamo oggi potremmo dire che tanti illuministi, quasi tutti, teorizzavano quella che oggi noi chiamiamo la pedofilia. Sì. Ma queste cose il popolo sovrano non le sa, capito? Non le sa. Diciamo Roberto Casaleggio, Davide Casaleggio, Beppe Grillo, direttorio pentastellato, ma perché non vi rivolgete a me? Ma è da tanto tempo che vi dico che dovete rivolgervi tutti a me, dovete rivolgervi, come ve lo devo dire, a che brutto nome che gli avete dato la piattaforma, la vostra piattaforma, piattaforma Rousseau, che è il meglio rappresentante, Jean Rousseau è il meglio rappresentante di coloro che predicano bene, ma razzano tanto male. Vabbè, cari amici, io qua sono qua al Bar Malù, capito? Io sono qua al Bar Malù della Garbatella. Non so se mi avete capito, non so, speriamo che voi mi abbiate capito. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.